Eccoci qui ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di Vieni a vivere all'estero. Oggi parliamo di sanità irlandese. Allora, sanità irlandese vorrei partire con una nota molto positiva che ha a che fare con i reparti di natalità, quindi la maternità, quello che così si chiama in italiano. E ci sono esperienze molto positive che i miei amici hanno avuto più volte anche qui e li hanno trattati davvero molto bene. Lo dicevamo altre volte, l'Irlanda è un posto molto prolifico in cui le famiglie, magari alcuni dei miei colleghi per esempio, vengono da famiglie dove avevano 8-9 fratelli, eh? Mentre nella mia generazione in Italia, se più o meno, magari si parlava di famiglie con uno, due, tre figli per famiglia, invece qui era un po' ancora la normalità avere tre, quattro e figli del genere. E oggi come oggi è normale ancora per le famiglie avere due, tre, quattro, più o meno questi sono i numeri. Fate conto che ci sono delle persone più piccole di me che hanno pianificato di avere quattro figli, magari sono al terzo e stanno andando per il quarto, insomma, è una cultura un po' diversa da questo punto di vista. Allora, quindi reparto, quindi neonatali, direi che feedback positivi, ho conosciuto anche qualche persona che fa l'ostetrica e mi dicono che la preparazione universitaria è seria, intensa, fanno sempre i corsi di aggiornamento, quindi davvero vi troverete alla grande da questo punto di vista. Adesso invece parliamo un po' di note più dolenti. Parliamo della mia esperienza che ho avuto qui negli anni. Allora, in termini generali, quello che un po' mi dicevano anche le altre persone è che il medico qui spesso va un po' alla buona, nel senso che spesso e volentieri vi dice dai, paracetamolo e passa tutto. Invece in Italia, già per il mondo degli antidolorifici, c'è una ampia scelta, invece qui paracetamolo generico sembra proprio la cura generica. E al di là di questo, si nota quando si va dal medico, che qui costa tra i 50 e i 60 euro quando siete iscritti all'AIRE, una certa superficialità. Purtroppo lo si nota, no? Forse è anche la maniera informale in cui il medico si pone rispetto all'Italia, in cui il medico magari ha più status. Qui la diagnosi viene spesso fatta così, in maniera forse troppo leggera o forse anche a volte inesatta. Vi faccio qualche esempio. La prima volta in cui sono andato e ho ricevuto una diagnosi un po' superficiale è stato quando mi è venuto una cosa alle mani che si chiama mani bocca piedi, una cosa che viene ai bambini piccoli, a me è venuta da adulto. E qui praticamente il medico ha fatto una figura non proprio bellissima, mi ha detto guarda, sinceramente non l'ho mai vista, l'ho vista solo ai bambini, quindi non so se è la stessa cosa, però proviamo a guardare insieme sul libro, quindi apre il libro e ci mettiamo insieme a guardare le figure, fa, ma secondo te questi sono i sintomi, ti sembra la stessa cosa? Ma pare di sì, e dai, allora sarà questo, dai, a posto così. E poi naturalmente, siccome è piuttosto debilitante, non ci si riesce a vestire, non ci si riesce a muovere facilmente, insomma, è davvero, davvero debilitante, fa molto male. E mi ha detto: vabbè, dai, prenditi il certificato per l'assenza da lavoro. E anche lì fa un bel erroraccio: mi doveva dare tipo 4 giorni, me ne ha dati 2. E quindi anche lì non avevo le forze di tornare perché è veramente molto dolorosa. E vabbè, passi anche questa. La volta in cui ho avuto un'esperienza più intensa sempre con il sistema sanitario, per la stessa cosa sono andato anche da un secondo medico quando mi sentivo meglio per avere un altro parere. Questo medico mi fa: guarda, non l'ho mai vista prima, ha chiamato una sua collega, si sono messi in due a guardare, hanno fatto quattro fotografie e poi mi fanno: guarda, noi non sappiamo bene cosa dirti, però se ci dici che già stai meglio, non hai grossi dolori che avevi prima, puoi tornare a lavorare, quindi zero certificato, quindi anche lì uno, non me l'aspettavo, perché poi uno è tornato a lavoro mi hanno trattato come l'appestato, perché queste macchie erano visibili, e
E poi da lì mi hanno scritto una visita specialistica con un dermatologo, visita specialistica che qui costa circa 200 euro, che però è arrivata con una programmazione di 4 mesi dopo, qualcosa del genere, quindi a me la cosa era passata nel giro di pochi giorni dopo, quindi capite l'inutilità del servizio. E questa non era una visita che passava, diciamo, lo stato. Bene, altra esperienza mi è successo di aver avuto una caduta che mi ha portato a una lussazione della caviglia. Quindi, caviglia lussata, bene, uno va dal medico, si fa scrivere i giorni e tutto lì. Il medico fa tutti i test per toccare e via dicendo, e da lì tutto normale. Se non che dopo una settimana è il momento in cui il certificato medico scade. Ed è il momento quindi di vedere, di rimettersi in sesto e andare. Sta di fatto che il cipollone sul piede non era ancora passato e quindi era ora di andare di nuovo dal medico e dire: guarda, c'è qualcosa che non va. Infatti le persone attorno a me mi dicevano: guarda, se non passa, so che cos'è una lussazione e dopo una settimana ci aspettiamo che vada via. E in realtà quindi si sospettava altro. Quindi vado al medico dicendo: guarda, non va via, quindi vediamo un pochino magari di fare i raggi, cose del genere. Il medico di nuovo riluttante mi fa: ma guarda, è una lussazione, te lo dico io perché sennò non potresti neanche camminare, via dicendo. E vabbè, io nel frattempo comunque avevo preparato anche la parte, non è che ero andato lì sprovveduto, ma avevo qui delle stampelle che erano state abbandonate in questa casa, le ho usate ovviamente anche per facilitarmi, per non avere dolori. Cioè, per aiutarmi a sollevare il piede, comunque il medico pietosamente mi scrive un appuntamento col pronto soccorso, perché qui naturalmente se vi fate scrivere la lettera dal medico evitate di pagare i 100 euro del pronto soccorso, quindi ne pagate 60 per il medico, anzi se voi avete la card, quindi non siete iscritti all'AIRE pagate 0. Pronto soccorso, naturalmente la prima volta che vado, classica scena di pronto soccorso pieno, scene davvero di sangue ovunque di altre persone, quindi ho detto mamma mia. Naturalmente io mi sentivo anche come uno tra i meno gravi lì, perché non è che era questione di vita di morte la mia, quindi temevo di passare lì il resto della serata, quindi sono andato il giorno dopo, prima di andare al lavoro, Quindi mi sono preparato un sandalo per mettere il piede che non si infilava nella scarpa e la scarpa normale. Subito, essendo arrivato io per primo, mi fanno la radiografia, e arriva questa diagnosi di rottura, quindi non me l'aspettavo, il medico mi aveva rassicurato: no, non puoi essere rotto, non potresti camminare, via dicendo, ma il medico probabilmente si è scordato che nella gamba ci sono due ossa, uno è quello portante e l'altro è quello di equilibrio, quindi uno si chiama tibia, l'altro si chiama perone, nel mio caso era rotto il perone e quindi faceva un male be bestia, io lo sentivo sull'osso che c'era questo dolore, gliel'ho detto, ma il medico aveva fatto orecchie da mercante. Quindi tutto questo per dirvi che spesso e volentieri qui fanno delle diagnosi un pochino all'acqua di rose, quindi se avete dei dubbi e sono delle cose un pochino serie, andate a farvi fare una seconda opinione, andate magari in clinica privata, spesso le assicurazioni che vi fanno al lavoro vi coprono per queste cose di cliniche private e magari se sono cose di lungo termine fatevi seguire anche da medici di fiducia italiani. Quindi, detto questo, la complicazione non è finita lì perché nel pronto soccorso hanno notato che questa frattura era stata rovinata dal fatto che ci avessi camminato sopra. Il medico mi aveva detto: guarda, anzi, tu cerca di esercitare il piede così guarisce prima possibile. Quindi io ho fatto più danno che il resto. Mi hanno invitato a una visita specialistica il prima possibile con urgenza, proprio per vedere il caso specifico, se c'era bisogno di un ulteriore supporto e via dicendo. E anche qui, questa visita specifica specialistica non è mai arrivata. Ho chiamato praticamente tutti i giorni per vedere se ci fosse possibilità che questa lista di attesa diminuisse, ma niente da fare. Quindi devo solo ringraziare che la mia gamba è andata a posto da sola senza grosse complicazioni. Ad ogni modo, e il personale è stato gentilissimo, gli irlandesi hanno questo modo di fare estremamente cordiale. Simpatico, insomma, ce la mettono anche tutta, quindi non gli si può dire niente da questo punto di vista. Ci mettono a nostro agio,
Però a lato pratico il sistema sanitario, insomma, se fossi stato in uno degli ospedali così pubblici italiani, di quelli che funzionano, sarei stato trattato probabilmente molto meglio, in maniera molto professionale. L'ospedale della mia città in Italia è veramente un gioiello, quindi per la parte sanitaria occhi aperti, potrebbe davvero insomma, necessitare di particolari attenzioni. Ad ogni modo, a livello di costo, se fate le cose tramite ospedale, tramite lettera del medico, anche ricoveri, quelli non si pagano. E poi, ad ogni modo, se si arriva qui con la tessera europea, siete a posto, non dovete preoccuparvi di altro. Bene, spero che questo video no, vi abbia informato, non spaventato sulla sanità irlandese, che chiaramente non è la sanità del terzo mondo, Però, per alcune cose magari sono così. L'idea di essere un po' più alla buona e un po' meno seri rispetto a come si fa in Italia. Bene ragazzi, spero che questa testimonianza sia stata utile e ci vediamo in uno dei prossimi video. A presto, buona giornata, ciao!